E invece Lisa andò all'appuntamento con quell'Ernesto. Oltretutto il traghetto partì tranquillamente, in perfetto orario, e nonostante le mie preghiere, non affondò. Dunque, William, a proposito dell'opera di D'Annunzio, Giacomo De Benedetti parla di una sorta di meccanicismo deduttivo. Ci vuole per cortesia commentare questo giudizio alla luce dell'analisi da voi svolta durante l'anno su decadentismo e superomismo? Alla luce dell'analisi svolta in classe sul decadentismo e il superomismo, si può dire che quando Giacomo De Benedetti parla di quella cosa che ha detto lei, io sono abbastanza d'accordo. Prendiamo atto che non ama neanche D'Annunzio. A quel rispetto parlando, mi sembra proprio il peggio di tutti. Allora, ricapitoliamo. Carducci sarebbe trombone, Pascoli stucchevole e Manzoni paternalista. Ci parli lei di un autore che merita il suo apprezzamento. Quest'anno ho letto tante bellissime cose. Ian McEwan, Benny, Pennac, i fumetti di Andrea Pazienza, che secondo me hanno una loro dignità letteraria. Poi quel fantastico libro di Chatwin sulle vie dei canti. E la biografia di Nelson Mandela. Quell'uomo ha avuto una vita incredibile, ma conoscete, vero? Eh? Lo conoscete? No, non lo conoscete? Vede, Manzani, anche nello scritto lei ha dimostrato una notevole verve, ma mi è uscito completamente fuori tema. È partito sulla traccia del pessimismo leopardiano e si è smarrito completamente in una incomprensibile polemica sul turismo di massa, i traghetti. Poi sembra che ce l'abbia, in particolare con quelli che vanno in Corsica. Io, francamente, non so cosa pensare. Ha ragione, nemmeno io.